gialla, dai! Bravi! Senza levare il pallone. Gioco iniziale, palla al capitano. Bravi, bravi! Grande punto! Lasciala lì, lascia il pallone lì. Ah, tieni quello che sta. Gli ha dato il passaggio, va dentro. Vai, via, giocare, giocare. Vedete il punto, Due, lascia il pallone lì. Lascia il pallone lì, vai, giocare, giocare, giocare. Alle casacche lo devi dare, alle non casacche lo devi dare la palla, dai. Occupavo. Non portavo il fisso, ce l'hai il fisso te lo prendi? No. La vedevo il figlio. Vai, 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 dai! Bravo! 3-0! Ma le squadre le avete fatte equilibrate? Vai! Vai! Bravo, dai, dai, dai! Che miseria, vai! Ma non avevo detto, scusate! Come non avevo detto una regola, che il pallone deve essere fermato, no? Dai, 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 dai. Come non l'avevo detto, punto, cambio, dai, 3-1. Ora però mettiamo una regola. Per fare punto, bisogna che la palla va ferma. Non andiamo. Per fare punto la palla deve essere ferma, eh. Vai, ricomincia, vai. Faccio. Dai. Fermi un attimo, fermi dove sei. Fermi dove sei. Prima ho detto una parolina magica. Occupiamo bene lo spazio. Guardate un po' dove sei, tutti. No, no, dai fuori, la riga tranteggiata è la riga laterale. Occupiamo bene lo spazio, Dai! Vai! Occupiamo bene lo spazio! Scemo! 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 Bravo! Punto 4-1, lascia la palla lì, lascia la palla, cambio! Cambio, vai! Vai! Dai, 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 dai! Nulla, 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 nulla! Dai la palla ai gialli, dai! Occupate bene lo spazio! Passala, Niente, 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 niente! Bisogna passarla, non si può fare da soli, Bisogna almeno una volta passarla, dai, forza! Su! Vai! Nulla, 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 nulla! Dai, gialla, gialla, gialla! Come vedo che lui non capisce, va sempre avanti, sta passando la palla. Allora mettiamo una regola ancora, una più difficile. Non si può dare la palla al capitano se prima tutti non hanno toccato la palla. Va bene? Quindi devi passare a tutti, pronti via, dai! Dai, vai, chiudo la presa. Questa è la presa, tre, ne manca sempre uno, E cosa si può dare? Niente, era dentro, niente. Dai! A loro, vai! A tutti! Vai! Posso parlare? Fermala! Dai, veloci! Guardatevi! Su, guarda il campo, Guarda il campo! Dai, ciao! Non sento! Sì! Continuate, 5-0 arriva per sé, dai! Su, veloce. Eccolo lì, palla rosa, dai. 2-0, 3-0, scusa, c'era anche prima. Dai, veloce. Dai, veloce rosa, Sempre fa girare la palla velocemente. Quindi sapete come si fa, dai. Su, veloce, dentro il campo. Dai, veloce. Dentro il campo. Io sono in fuori, Buono, dai blu, veloci! Se non ti sta la palla, su. Dai. Allora, no, occhio, non è detto fare così e far bene.
Allora, che modifica si può fare? Tanti varianti. Vai, blu, blu. Come? Cioè? Che la palla si tiene. Cioè, chi ha la palla al massimo a volte o la tiene così. No, la deve tenere così. Si prova? Vuol dire che avete già provato qui. Chi ha la palla tiene pressione e fuori. Massimo pressione, perché se tanto voi pensate tenga 3 secondi per forza, dovete contare i numeri dei passaggi. Qui dovete contare i numeri in testa. Con la palla già, prepara bene. Giocala a tutti, giocala a tutti. Capitano, tu devi essere capitano. Mi sembra che qualcuno manchi, Eli. Qualcuno manca l'altro. Lui non l'ha toccata. Dai, gioca, gioca. Blu, 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 blu. A lui. Ma sta zitto te. Sta zitto, gioca. Manu. Questo è un concetto difficile, ma ve lo spiego lo stesso. Scusate, scusate. È un concetto difficile. Vieni qua, dammi la palla. Mettiti là dove eri, mettiti là dove eri. Lui, fermati, lui ha chiamato la palla, bene? Vedete che c'era un, due, tre avversari davanti. Per chiamare la palla non bisogna stare dietro all'avversario. Bisogna fare un movimentino e cercare di venire davanti all'avversario, capito? Si chiama la palla, si sta fermi, fa palla, 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 palla. Forza, avanti. Forza. Giocala, giocala. Cresta, muoviti, cresta! E te, no, la cresta! Ma te la cresta! Sì, la cresta! Vai, giocala a tutti! Emilio! Emilio! Grande biondino, grande cresta! Basta! Di fare un passaggio in maniera corretta, sapete voi come farlo? Io non ve lo devo dire, ok? Dovete cercare di fare, diciamo, gol nella porticina di fronte, ok? E però è questo l'obiettivo, poi semmai si trova difficoltà. Bene, questo è un punto, ognuno conta i propri punti, Questo no, aspettate la palla, arrivi dietro la porta. Dai! Dietro, fate conto di fare il gol, È una gara Flavo 2, ricordatevelo! Primo che arriva al 10 me lo dica, 5. Primo che arriva al 10 me lo dica. Il vostro compagno è arrivato a 10, palla sempre ai rosa.
c'era 9 a 7. Siamo palla in rosa, ferma. Allora, che variante si può fare ora? Per rendere un po' più difficile. No, con l'esterno. Come? Con l'esterno. Sempre del piede. Ad oggi, cioè ad ora avete usato. Qualcuno avrà usato in destra, qualcuno in sinistra avrà usato in sinistra, va bene? Proviamo con l'esterno, ma con l'esterno e basta è quasi impossibile. Si chiama esterno collo, cioè la parte del piede che io metto il piede qui e lo giro un pochino verso l'interno, perché l'esterno solo è questo, eh? È difficile calciare così, bisogna essere tutti girati la parte opposta, invece l'esterno gira la palla, ok? Ci siamo? Qui che arriva a 5, eh? Gli altri si devono muovere! Dai! Ecco loro, ma aspetta! C'era lui solo come un cane! Dai, dai! Sono gli altri che si muovono! Bravi! Allora, variante, cosa si può introdurre ancora? Di prima? Qualche modifica? Di prima! Di prima? Di prima di è tosta, eh? Volete provare? Sì! Allora, a quel punto non vi dico più la parte anatomica del piede, cioè esterno, interno, punta, onda. L'importante è di prima. Nel passaggio di prima, e poi chiamate di prima, la cosa importante quale sarà, oltre la precisione, la... Come? Quindi il dosaggio della forza, perché se io gli tiro una fucilata al mio compagno non ce la fa di darmela in fine, oppure me la può anche ridare, poi mi arriva laggiù. Ok? Dosaggio della forza e precisione, dai! Vedi? Dosaggio della forza è importante. Allora, questo è l'esempio, si fa, pronti? Bravo, vai, dentro, via, vai. No, veloce, vai. Dai, la corretta. È andata, riesci fuori dalla porta. Dai, veloce. Fai due giri tutti, dai, dai, tu. Vabbè, dai, dai, veloce, via. Vai, vai, vai nella cucina. Via. Vai, 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 tu, e la vai, basta, cambio, vai, 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 tu, veloce, parti, parti, tu, dalla, uscire fuori, dai, veloci, passaggio preciso, di fuori ragazzi, fuori dalla riga, aspetta, aspetta, dai, 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 Giugino, veloci, dai, girati, veloci, su, bravo, girati, passa di dietro, dai, quando abbiamo imparato facciamo una sfida, la sfida di Barletta, dai, dagliela, tu, non uscire fuori, la devi tenere qui dentro, dai. Tu più largo devi stare. Allora, scusate, tanto cambiato. Il passaggio, scusa, aspetta. Hai fatto due giri te? Ci ha fatto due giri. Allora cambiatevi di con lui, oh. Con lui. Allora fermati lì, guarda. Il passaggio, scendete qua, vedete lontano dalla porticina, state più lontano. State un pochino più lontano.
si dà il passaggio, si corre veloce e ci si sistema qua. Sì, attenzione, di prima è un effetto. Cerca di fermarla, dai, cominci, dai, su. Via, vai, dalla, dalla precisa la palla, dai. Vai, dai, bravo, dietro però passa, passala bene, dai. Devi passare dietro, dai, vai. Vai, vai, veloce, dai, bravo, veloce. Su, sì, bravo, dai, secondo giro, dai. Su. Vai. Vai. Vai, vai. Questo vedi, diciamo. Cambio, dai, vieni. Vieni la parte della navigita. Per loro che sono piccoli, no? Che forma, diciamo, sportiva. Questo comando che gli abbiamo chiesto. Secondo giro, fermo. Allora no, vai a girare di là. Uno di due, uno dei due. Uno dei due dentro. E che poi piano piano con la progressione poi arriverai al metodo deduttivo, chiederai il terno piede, no, allora per punto devi mettere lì. In questo caso dopo io. Vado, è l'errore che ho capito, si è stato un po' di strada, perché è sbagliato. Vai veloce, vieni nel mezzo, tu. Porca miseria. Bravi, dai così, dai così. Bravi. Su. 30 secondi alla fine, Andiamo e fa più gol. C'è più gol, più ricezioni corrette, scusate. Su, buono. Bravo, va bene. Dai. Esterno, Controllate, se dovete andare a sinistra usate il sinistro, se dovete andare a destra usate il destro, non l'esterno. È la parte opposta. Come era meglio quando si stende la palla qua? Ecco, bravo, morto il sinistro. Stop! Vedete qua? Ora no, grazie. Cambio! Quando volete! Vai, veloce! Direi che l'abbiamo ripresa, dai che l'abbiamo ripresa! Su ancora! Bravo difensore, bravo! Cambio! Su, veloce! Buona! Cambio, dai! Io attacco.
tu lo fai sempre per luci portiere e poi io per no, dopo io devo fare l'attaccante. No, infatti, no, che bene, Gabri deve fare l'attaccante. Tu vedrai, ha detto centrocampista, difensore, attaccante e portiere. Ora te che ti fai attaccante. Allora, dalla riga, fatti il passaggio dalla riga. Vai. Tella, tella. Buona, dai. Bravi. Dai. Lavora sempre il primo, va bene? Senti qua, così, sì. La tella, uno, due. Cosa dovete prendere? Dai, cosa dovete prendere? E andare. Allora, come si fa? Il primo viene qua nel mezzo, forza. Oh. Come facevamo i passaggi là? Quali? Fai il passaggio a lui. Te la fermi, corri. Appena lui tocca la palla si viene a fare il difensore, va bene? E te dai la palla a lui, che può fare quello che decide. O l'uno contro, o tirare, o fare l'uno contro uno, o usare lui come compagno e fare il due contro uno a due, l'uno a due. Bene? Riproviamo. Vai, dai la palla. Si parte ora, eh? E te dovrai fare il portiere, va bene? Si parte. Pronti? Voi state fermi, eh? Te la palla la dai dove ti pare a lui, va bene? Se la dai, te la dai dove ti pare. Batti, difensore! Dai, oh! La devi dare subito, eh! Buonanotte, buonanotte! Via, fuori. La toccata di difensore. Ognuno al suo posto, ognuno al suo posto. Dai, lascia il pallone là. Portiere! È finito, vai! Deve passare la prima! Dai, ti porta! Dai, ti porta! Dai, sì. Dai, ora deve andare lì! Dai la palla a lui! Devo fischiare io! Manuel, la palla deve andare al portiere qua, dai! Mettiti in fondo alla fila, dai, veloci! Veloci, Simone, hurry, hurry, hurry! Vai, parti col difensore! Bravo! Bravo! Vai, 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 così dorme, dorme l'altro po', vai! Dormi! Dai la palla, ognuno al suo posto! Ognuno al suo posto! Dove entri? E dove devi andare? Dove sta? Vai, vai a tirare, sì. Giovane! No, no! Lorenzo! Prendi il pallone! E vai in fondo! Ti. Bisogna stare attenti, Lorenzo! Allora. Sì, non devi ritardare! Bravo, vieni! Aiutalo, bravi! Oh! Va bene, va bene, va bene! Però sei stato un po' egoista, che era lui che era solo come un cane. Puoi usare anche lui, dai! Pronti! Dai, vieni in mezzo! Vieni, difensore, appena la tocca, dai! Bravo, dai, 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 difensore! Guarda passaggio che fa! Ma guarda passaggio che fa! Forza, girare, girare, girare! Girare, aspetta! Vai, biondo, bravo! Vai, 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 Morino, vai! Stai zitto te, stai zitto! No, lui! Il compagno è lui! Due! Bravo! Guida, guida! Due punti! Dai, vai! Giocala! Giocala! Oro, cambio, veloci! Veloci! Bravo, direttore! Aspetta, aspetta, che voglio vedere che stiamo per essere tre! Su! Via! Allarga! Dov'eri? No! Guida, 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 la finchione sta pronta, poi decidete cosa fare. Su, su, su. E vai, difensore, ma che buona, sì. Dai, 3 secondi, eh. 1, 2, bravo, bravo. Dai, dai, difensore, forza. Su, vai, bravo. Vai, su, controllo la palla. Oh, dai, è corta, forza, forza! Qui!
Cosa ho detto prima? Si deve stare... Dove si deve stare? No, no, l'errore è suo. Dove devi andare? A destra, a sinistra, è il suo. In modo che non ti veda. Dai. Dai, pronto? Dai, fatti attenzione. Attenzione, vai, vai, gioca. Bravo, bravo, bravo. Bella parata, portiere, bella parata. Dai, cambio. Vai, vai. Andiamo un po' veloce, dai. Poi andate via, a un certo punto faceva gol anche di punta, andava bene, dai, forza, non si tira via la palla, deve prendere il portiere. Vai, bravo, vai che hai superato, vai, e te lo riaspetti, dai. David, no, anda su un giallo, Preso, bene. David, come si chiama lui? Abbiamo mandato l'ore. Come si chiama lui? David. Vai. Il colore? Giallo, va bene, senza farti prendere dallo stregone, va bene? Capito ora? Bene, si riprova di nuovo così, David partecipa anche lui di nuovo, dall'inizio, Pronti? Allora, stregone comanda colore bianco. Da dov'è il bianco? Dov'è il bianco? Da dov'è? La briga! La porca! Bravo! Ma no! Serve! Dai, non ti serve! Hai visto il paranello? Bene! Allora! Hai visto il paranello? Ho visto molti di voi cosa facevano? Come toccavano questo colore che io ho chiamato? Bianco. Ho chiamato bianco, avete toccato con quale parte del vostro corpo? Con la mano. Quasi tutti con la mano mi sembra, no? Va bene? Ci può essere un altro modo di toccare questo colore? Con i piedi. Si prova con i piedi allora? Sì, va bene. Pronti? Aspetta, che io ora sono stanco, Ti faccio sostituire da Edoardo, vieni. Edo. Va bene, Edo, lo distinguiamo. Mi date una casacca rosa, per favore? Vai. Chi è? Ma pronto, ci sei? Chi è che lui? Edo, Edo è lo stregone, Ma te a portarmi la chiave, almeno io stimolo loro, e poi anche perché tu mi spieghi il computer, se avete problemi, sennò mi tocca chiamarti. Dillo. Ecco, preso. No,
Bravo. Allora, vi mettete un attimo a sedere con i vostri istruttori, mi fermo un attimo con loro. Veloci, Allora, abbiamo la discussione con il centro, vai. Sì. Sulle varianti. Anche per abbinare, diciamo così, la nostra materia. Io non ho detto ancora l'obiettivo, non l'ho spiegato a voi perché sono fermato con loro, però nella scheda trovate un obiettivo della seduta, gli obiettivi, vari obiettivi. Quello principale è lo schermo di base del correre e secondario del correre con la palla, va bene? Poi sono le varie capacità coordinative, equilibrio, orientamento, va bene? Capacità di reazione, va bene? Queste qua le trovate tutte sul foglio. Sì, senso percettivo, sì, anche sul discorso dei colori. Sì, appunto, per creare anche l'interdisciplinarità con le altre materie che magari la mattina trovano a scuola, no? Proporrei... In questi anni, ultimo anno della materna, per ricordare, ultimo anno della materna, primo anno elementare, scuola primaria. Proporrei, siccome i colori sono 5, no? Proporrei blu e bianco, numeri pari. Giallo e rosso, numeri dispari, verde neutro, mi spiego meglio. Da 1 a 10. Hai detto? Abbinerei due colori al dispari, due colori al pari. Hai numeri pari e numeri dispari. Però... Il verde lo terrei neutro. Vabbè. E direi, io... Diciamo giallo e rosso, 1. Diciamo giallo e rosso è impari. E dispari, scusa. Dispari. Mentre blu e bianco è pari. Verde e neutro. Ah, facciamo il verde neutro? Sì. E allora direi, io vi propongo un numero da 1 a 10, se vado oltre il 10 è verde, che sia pari o dispari. Se tra l'1 e il 10? Tra l'1 e il 10 i numeri dispari si va sul rosso o sul giallo, i numeri pari si va sul blu o sul bianco. Ma li sanno i numeri pari? Il primo elementare, ragazzi, comunque, e si prova, è quelle lì. No, questi sono grandi. Sono grandi le idee. Questi sono grandi. Ah, per me diventa la palla. E si prova, sono laggiù. Dai, bene. Sono grandi. Ma vedete che quando vivono, vai. Ma sono concetti astratti, discriminare. Il colore deve discriminare anche. Due cose, vediamo due cose da discriminare, non una, Tre. Perché se dici ecco, io vi devo riportare all'ordine. Noi non si può fare una discussione teorica. Cioè, ragazzi, la proposta subito si prova. Ma è troppo grande quindi. Si prova, vediamo, si prova. Perché se no si sta a parlare del nulla, se no si poteva parlare un'aula. Ci siamo le varianti? Proviamo. Ma dato la parlo che si dai, facciamo. Uno non sentiva era la portata all'età dei bambini. Sì, ma i pari dispari collegati alla scuola con la materna, la sua proposta non va bene, che pari dispari prima elementare. Però quello che ha detto Taschetti, cioè questo stesso gioco può essere fatto bambini più grandi, come loro, e abbinare questa modalità che ha detto va benissimo. Quello che ho detto prima all'inizio anche gli istruttori. Che questo è un gioco, si parte questo gioco, però può essere trasformato e adattato alle varietà, va bene? Quindi anche fino agli esordienti, per dire, quindi sul discorso dei colori si lavora, sui discorsi anche dei colori si lavora anche con ragazzi più grandi, quindi non è un problema. Quindi quello che dice Fraschetti va benissimo con questa fascia d'età. Vogliamo provare con loro per vedere sotto come si va avanti con. Secondo il tempo più c'è ancora un 50 minuti. Diciamo allora nella parte, diciamo, cosa possiamo modificare? Per esempio, lui ora dove anche sul modo di acchiappare i bambini, lui doveva toccarli, si è detto di toccarli e basta. Una volta toccato i bambini era preso. Possiamo inserire qualche altra cosa? Io ho preso per esempio di là un oggetto che ho portato. Oppure qualche altra cosa, non lo so. Ditelo voi, insomma, se si può modificare qualcosa. No, ma se avete le varianti scusa, abbinare una parte del corpo al colore è possibile, questa facilità. Lo schema corporeo ancora non è strutturato, quindi ancora cioè conosco. No, però sanno qual è il punto. La spalla. Ma infatti loro hanno detto come si può toccare, come possiamo toccare, loro hanno deciso loro cosa toccare. Però se per esempio uno associa per dire il braccio. Ah, dell'istruttore. Chi comanda, insomma, esatto, chi lo comanda dice il braccio destro e si è associato al verde. Oppure che ne so, braccio sinistro associato al giallo. Anche se effettivamente per loro ancora. Però già secondo me un pochino. È difficile,
pure più semplice prendere una maglietta gialla e una rosa di dire quando se lo facciamo noi ci troviamo in difficoltà toccare con i piedi quando alzo quella verde toccare con le mani, cioè in questa maniera è abbastanza, cioè non do concetti astratti ma è ben visibile. Scusate, io torno a ripetere, io ho questi c'è belle 8 minuti, o si fa o lui cambia, perché domattina si può parlare di tutto, ora no. Perché è la stessa cosa che quando si fa corsiconi bisogna farlo con gli adulti, perché se no siamo ho detto se si fa si fa, se no è inutile stanno qui a aspettare per nulla. Voi pensate dopo se ne può parlare, no stasera, domattina. Che tanto che tanto Roberto spiega si dai così io mi metto più in questo punto. Va bene, inizio io a farlo sempre. Io avevo già mandato un orecchio anche? Anche con il pisello? No, arriviamo fino alla pancia lì, allora se io alzo vi mostro il colore verde, voi dovete toccare il colore che io ho nominato, non deve essere verde, cioè, dovete toccare soltanto con le mani. Se voi ce l'avete in file, prego, guarda, colore rosso, il colore rosso, se non ce l'avete in file, ci pensate anche agli undici, io domattina voglio sapere, se invece io alzo il colore rosso, e alzo questo colore qui che si avvicina, no? Si avvicina a qualcuno, questo si avvicina al giallo, al verde, cioè. Devo toccare con il piede, mano, se alzo questo qui, devo toccare il colore con le mani, questo qui, il verde, se alzo il fucsia, devo toccare con il piede, va bene, mani e piedi, va bene? Proviamo, pronti? Allora, lui ci dice il colore e alzo la mano, comanda, colore, se alzo questo devi toccarlo con le mani, se alzo questo devi toccare con i piedi, ma guarda qui non interrogo nessuno io, quindi si riprova, poi se qualcosa non viene capito si riprova, non è mica un problema, va bene? La strega comanda colore rosso, qualcuno me l'ha già mandato anche. Bene, strega comanda colore giallo. Beh, è soltanto per si va avanti, eh. Vabbè, l'orso è più grande. Dove intervenire? Dove intervenire? Sì, comunque loro fanno abbastanza bene, sì, insomma, è una cosa molto semplice, ma allora sfruttare particolarmente secondo me è una carenza grossa in tutte le fasce d'età è l'analizzatore visivo, non quello verbale, cioè uditivo, ma quello visivo, cioè sì. Due colori, tre colori, ora però tu l'hai detto invece quando vedi. No, io ho chiamato il colore che devono toccare e questa è la parte del corpo in cui devono toccare. Questa era per le mani e questa era per i piedi. Non avevo capito. Allora io per esempio ho portato un pallone di gomma piuma, va bene? Il pallone di gomma piuma è un modo per invece di acchiappare il bambino, di toccare il bambino può essere lanciato per colpirlo. Quindi in modo diverso, molto semplice, sì. Invece di acchiappare, di toccare, lo stregone colpisce col pallone con la piuma, va bene? Si fa una volta, un paio di volte, così poi si va avanti con lui. Allora, Manuel fa lo stregone, precedente, va bene? Allora, Manuel, invece di toccare i bambini per prendere, cioè per... può colpire lanciando questa palla di gomma piuma. Come no? Si potrebbe fare anche prima, però io stiamo preparando una lezione, quindi poi vi faccio poi la partita si fa sicuramente. Beh, pronto, segniamo il colore, però devo scappare. È di spugna? Sì, vai. Strega, comanda, colore, rosso! Ma corri a ripresa, va la ripresa ancora, poi puoi colpire anche altri. Rosso! Bene, si chiama lui? Come si chiama? Lorenzo, continua, andiamo a pagare! Vai Lorenzo! Vai Lorenzo, vai! Come ti chiami te? Lorenzo! Guarda Lorenzo, lascia fare, lascia dire così, vai! No!
Verde! Non è che fanno altro, ma cosa stanno facendo insomma rispetto all'individuazione del colore? Si stanno orientando bene o no? No. Parzialmente? Parzialmente. Poco. Poco. Stanno sfruttando lo spazio, anche se sono il colore, per esempio il blu era qui, ora non è che si vedono bene bene, ora io. Materiale è quello che proprio si vede, c'è il blu lì, il blu di là, hanno il blu addosso. Hanno il blu addosso, solo uno prima ha fatto il bianco. Va bene, ma spiegate, lo spazio è che... Ma scusa, a quello ci puoi rimediare? Sì, 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 sì. Puoi dire, puoi limitare al massimo di tre. Dei bambini per colore, questo volevo arrivare io. Cioè, limitare il numero dei bambini che vanno a toccare la casacca, il cette, quel colore lì, va bene? Quindi, non più di due bambini, quindi lì è una gara chi arriva prima. Per prima, no? Va bene? Questa è un'altra. Quindi però il gioco, cioè io però lo chiederò a loro, quindi non è che lo dico io. Quindi cioè, come si può fare? Siete troppi bambini qui, sono altri colori, avete dimenticato dei colori, il colore di altri cerchi che erano lì. Quindi cosa si può fare? Decidiamo. Quanti bambini possono stare secondo voi per ogni quindi, volta interagire in questo modo? Sì, però io la faccio anche fare perché è un momento anche bellino, però poi diventa. Vabbè, si va avanti? Ciao, ecco, visto l'età, baby, come qua veloci, dai. Visto l'età dei ragazzi, la reale, nulla viene da farlo, Roberto, se qualcuno vuole tirare fuori anche una variante con la palla, la tieni, si può, cioè nel senso, col pallone, l'obiettivo è senso, correre, qui si lavora senza palla, no? E l'obiettivo secondario è correre con la palla, era questi hanno gli obiettivi, quindi io vi ho proposto la base del gioco, no, poi si può fare categoria? Anche, questi 5, piccoli 6 anni. Amici. 5-6 anni, essenzialmente il primo anno della prima. Questa è una discussione si è fatta tanto tempo fa, se era giusto anche fare le volte senza niente, palla, o solo con la palla. Va bene? Ora facciamo, va bene così oppure vado avanti? Va avanti, per... allora. Sì, ora facciamo una cosa, la variante piedi. No, la variante con piedi portando il pallone su colori, cioè su cerchi col colore. Allora fallo fare, va, ci hanno tutti il pallone, almeno il pallone per ora. Almeno. Vai, vai, sì, vai. Va bene, però abbiamo inserito la palla, lo richiamerà il colore, voi dovete portare la palla su quel colore lì, va bene, abbiamo detto, va bene? Il dentro. Il colore che dice Michael, va bene? Dentro? Sopra. Sopra, perché sopra. Dentro la giacca. Che facciamo? Allora, siamo pronti? Sì. Palla a terra. Te sai come si funziona? Sì, diciamo con le mani, vai. Metti palla a terra. Vai, continua da lì, Michael, fermo lì, continua, su, continua, un altro colore. Giallo? Rosso! Io sto preso! Vai Michael, ancora un'ultima volta! Vai Michael, un'ultima volta! Verde! Sì! Preso! Va bene! Stop! Bene, vieni qua! Roberto, e come viene preso?
Allora palleggiate un po', un attimo, palleggiate un po', fate vedere come palleggiate. Vicino ai colori, vicino ai colori dovete palleggiare. Lo stregone come può prendere i ragazzi con la sua addio? Con la palla, cioè colpire la pancia o colpire... Allora, non avete niente. La cosa è importante, avvicinatevi perché la stai chiedendo una cosa importante. No, io... no, ma infatti come primo giustamente non hai detto niente per il metodo induttivo, però poi fai le variazioni mettendo difficoltà, queste ci sono. Io le farei portare prima con le mani intanto. Di difficoltà, per esempio. Le vicine le farei portare via con le mani. I ragazzi. Diciamo che si cerca di... Allora, di là abbiamo dei cinesi, potete fare quello che volete, arrivate in fondo, il primo bambino parte, arriva in fondo e poi torna indietro, qui uguale, e qui uguale, va bene? Bene, pronti, avvia il primo bambino di ogni gruppo, parte ed effettua il percorso, va bene? Quando il bambino è tornato, parte l'altro, bene? Via! Quasi tutte le ragazze fanno attività con i pranici anche a partire dai mesi. E inoltre se ce la fai scusate così anche vedi che poi se ne fa uno e poi cioè non è che ti viene tutta ispirazione. Roberto, ognuno sceglie la sua opzione, no? Sono liberi di farlo come vuoi. Io voglio bene. Stop. Sì. Vai. Vai. Stop, Edoardo, vai. Senti, torna al tuo posto. Ora, visto che siete stati così bravi, va bene? Spostiamo. Allora, i bambini che sono da questa parte passano dietro e vanno di là. Voi venite qua e voi scalate qua. Passa. Questo lo voglio fare io. Non sì? Anche voi provate a piacere questi percorsi. Va bene? Via. Bravo. Vai. Mondo, vedi? Il record del mondo. La vecchia. Vai, che cavolata! Bene, stop! Hai provato tutti? No, è lui? Non proprio tutti. Vai, non proprio tutti, aspetta di qua, intanto sta tutti assieme, prova. Allora si scala la posizione, bravi, guarda lì là. Via, pronti? Via! Allora stop, fermiamoci un attimo, soltanto una cosa. Ora vi fermo adesso prima perché voi siete più grandi, Però diciamo che quando viene spostato qualcosa si rimette a posto, va bene? Soltanto questo vi dicevo, Cioè se si sposta un cerchio, chi l'ha spostato lo rimette a posto, bene? Via, continuare. Se no l'ha spostata. Bene, ora abbiamo fatto tutti con quale parte del corpo? Troviamo un altro modo con cui farlo, con un'altra parte del corpo. Che cosa? Pronti? Via! Allora, ora lo costruire i percorsi, nella seconda parte. Si rimette a posto, ricordatelo. Lì, non ti vuole questo.
Bene, stop. Quando stop, devi stare troppo bravi, eh. Quando hanno fatto le riprese, ora quando andate a casa, cioè Marcello vi darà poi, vi farà avere il filmato, eh. Lo darà ai vostri istruttori per poi farlo rivedere. Ora, ogni gruppo di bambini, cioè questo, gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, modificano il percorso. Va bene, non lo cambiano, va bene, voi cambiate questo percorso, no, qui lo cambiate, loro lo cambiano e voi lo cambiate. Bene. Quando siamo pronti si inizia tutti assieme, eh? Quindi dovete costruire voi il percorso ora, eh? Dovete costruirlo voi. Perché ecco. No, no, così. Io conto fino a 30 ora, eh. A 30 deve essere sistemato i percorsi, eh. Questo già fatto. Poi allora sei bravo. 1, 2, no, aspetta, andiamo. Fino a 30, eh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. E andate! Pronti? Siamo? Al via, si riprovano a fare questi percorsi come volete voi, a piacere, mani, piedi, eh? Questo faccio scegliere a voi, eh. E vorrei fare che sa che cazzo dove le posso? No. Non fai partire, vai. E quei due? Va bene? Allora, spiegato che quando Manuel inizia a correre, va bene, il gioco inizia. Nel momento in cui lui inizia a correre, quindi state attenti, quando lui inizia a correre dovete correre anche voi. E l'ha preso. L'ha preso, allora facciamo una cosa, perché l'ha preso? Perché è stato accanto a lui. È stato troppo vicino, lo mettiamo più distante, più lontano? Beh, pronti? Beh, continua. Ancora, ancora, Manuel, ancora. Bene, stop. Bravo, Manuel, vieni. Io non l'ho mai fatto, nemmeno io. Dai, vieni, non l'ho fatto mai io. Non ho fatto mai niente. Allora, bisogna... Perché che non l'hai mai fatto? Io non l'ho mai fatto. Vai, chiedo, dai. Pronti? Allontanatevi. Quando Gabriele inizia a correre, correte anche voi, eh? Ma non mi prende mai. Bene, allora c'è qualche domanda, vieni. Allora, cosa possiamo fare? Ho visto che, io ovviamente ho visto qualcosa, ma cosa te hai visto qualche altra cosa che facevano loro? Si può fare in due. Sto parlando di Gabriele, aspetta. Come salivano sui ceppi? Con un piedi, due piedi? Io saltavo. Va bene, alcuni saltavano, alcuni facevano così. Allora, come diciamo, come ci possiamo metterci in salvo? A sedere? No! A sedere? Guardate che ci sono uno per uno, sono tutti. Pronti? No, continua Gabriele. Pronti? Stop. Stop.
toccate. Bene, stop, bravi, Gabriele, vieni. Si conta fino a tre, bisogna riscendere, abbiamo detto, Buongiorno signori. Bene, stop, stop. Come si chiama lui? Manuel, palla a terra, Dai Filippo, dai! Sì, ma era giocato. Sì, se correre con la palla, correre con la palla. Bravo Filippo, ancora, dai, devono scendere loro, lo sanno. Pallone in mano, fai salire su c'è la palla. Ancora Filippo, guarda che a cercarti. Stop, fermi un attimo. Stop, bravo Filippo. Allora io, come abbiamo detto con Filippo, che bisogna rimanere su e contare fino a? Ho sentito contare tanto, E non ti trovo arrivato. Pronti? Ora tocca a quest'altro Lorenzo, c'è due Lorenzi qui. Pronti? Quando parte Lorenzo partite anche voi, No, giusto, palla a terra. Bisogna star su, vai. Lorenzo, quando partite? No, Lorenzo, con la palla, vai. Con la palla? Sì. Preso uno, vai Lorenzo, continua, Lorenzo, vai. Due, vai. Vai Lorenzo, la palla, dai, continua. Loro devono stare su per mettersi in salvo. Stop, fermi un attimo. Ora vediamo, Abbiamo detto così? No. 1, 2, 3, stop! E lui lo fa bene, il primo che l'ha deciso lui, vero? No. 1, 2, 3, stop! Filippo, dietro è Filippo, vero? Dietro Filippo. Ah, no, sono morto! No, dietro, tutti dietro. Devo iniziare a contare, c'è chi rispetta. 1, 2, 3, stop! Adesso! Preso, primo, vieni, in fondo di nuovo! Così, ora! Ce l'aveva lui! Io ho detto di andare qua! Io! Era lui accanto a me! Io guardo, No, devo iniziare a contare. Pronti? Tanto poi si rivede qui chi è partito prima, Lamo Viola. Lamo Viola, Chi è partito prima si vede lì Manuel, Pronti? Pronti, vuol dire via. Quando inizia, allora,
quando inizi a contare dovete partire, non prima. Se parte prima non va bene. Ti è chiaro? Ti è chiaro così, eh? 1, 2, 3, stop! Si torna in via, perché questo pallone torna in tempo. Uno, due, tre, palla. La palla dov'è? Abbiamo detto di battere il piede sopra. Due passi dietro, vai. Bravo, laggiù. Uno, due, tre, palla. Palla, 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 dov'è la palla? È laggiù, via. Qui dietro, si chiama questa palla. Ti arriva dove sono io, eh? Sì! Oh. Uno, due, tre, palla! Sì! Dietro! Ho vinto! Ho vinto! Uno, due, tre, palla! Stop, fermiamoci. Beh, palleggiare un pochino. Provate anche. In questa zona centrale l'obiettivo è quello di superare in dribbling il difensore e dopo una volta superato ci siamo rifatti un po' a quello anche della partita a tema che sta facendo attualmente andare in media, però siccome noi ci vogliamo mettere tutto insieme la conduzione, il dribbling e anche il tiro, che poi alla fine diventava un uno contro uno anche il portiere, perché nella zona libera c'è un uno contro uno del portiere, che nella zona libera può entrare solo l'attaccante e ha facoltà di andare a fare gol. Un punto, se si voleva analizzare come sei bravo, era un punto quando superava il difensore, due punti quando faceva gol. Ora vediamo, l'anno scorso Marcello l'ha provato a Arezzo con ragazzi di tutti Mera, mi sembra, no? Sì. Ed era stato positivo. Vedi. Un punto, tre punti a fare. L'obiettivo ci sarà a posti, se già visto che è tutto, no? Dribbling, conduzione, dribbling e poi anche il tiro. Qui il portiere si stimola, cosa che non fanno mai da ex portiere, anche il portiere a volte l'attivo, perché qui si trova un uno contro uno col portiere, no? Perché normalmente il portiere già è uno sbaglio, però se lo deve allenare, allenano già in aspetto mentale. Vero Simone, noi andiamo a fare il stage, ma non solo, ma anche l'intervento e il corso conico, c'è proprio una situazione uno contro uno, vero? Questo era buono, sì, ora non lo vedevo. Questo è il difensore che ovviamente partecipa a tutti gli effetti, fa parte integrante del gioco, eh? Quindi non in trasmissione, solo conduzione. Solo conduzione. Non, la trasmissione non è ammessa, devi per forza superare, se no la prendi il portiere. L'obiettivo è. Poi corre anche la palla. Poi corre anche la palla, se lui si sta fermo va in conduzione. Se ti viene il difensore va in dribbling per forza cose. No, lo posso obbligare. No, trasmissione nel senso. No. Qui può entrare solo. Questo, può entrare solo l'attaccante, solo l'attaccante. Questo sei bravo, è sulla il campo è grande. Questo è lo stesso campo. No, infatti, scusate, noi si vede oggi reale uno per volta. Lui ha detto il campo è grande. Il campo è la stessa cosa e fanno i 4 contro 4, Ricci. 20 metri per 20. Noi abbiamo ovviamente allungato il campo perché dobbiamo fare una zona neutra. Il campo è uguale. Del Sebravo attuale, anzi quando si fa 25 metri per 20, abbiamo proprio preso il riferimento perché questo l'abbiamo costruito in un'ora e mezzo, non è che siamo stati a studiare, che ci sapeva dei parametri, vediamo su quello c'è già se si può approfondire qualche cosa. Però ora scordiamoci se bravo, noi scordiamoci se bravo, loro sono dentro, loro non possono stare, c'è solo lui. Voi non potete stare, dino, loro non possono entrare dentro. Qui c'è solamente zona attaccante, zona portiere, ogni parte tempo. In questo caso però possono fare. Questa è zona di difensore. No, uno solo. In questo caso questa zona del difensore si potrebbe anche eventualmente inserire due difensori, lui si è fatto un difensore per avvantaggiare l'attaccante ovviamente, perché con due difensori si può anche avere le oggi. Si può chiedere a loro di metterci due difensori, vediamo un po'. Tra poco. Poi fate il cambio, Ciao! Era fuori dal campo?
Allora, altre varianti, visto se provate o con quelli pensate, altre varianti. Allargare lo spazio. Allargare lo spazio va bene. Il difensore, magari ne tieni uno solo e allarghi lo spazio. La larghezza del settore di difesa. La profondità del settore. E questo a vantaggio del difensore. Però allora, scusate, lui diceva allargare la profondità di spazio, ma se invece di allargare la profondità di spazio potrei fare anche un'altra variante. Che mi ha stimolato lui, qual è? Non lo dico. Però il percettore è la variante. Qual è la variante? Che non lo che una volta superato il difensore diventa attivo, ragazzi. E allora una volta superato il difensore diventa attivo. Allora è inutile sciapi la profondità, perché se lo il numero dell'angolo. Come? Bisogna farsi un dizionario del numero del presente. Ora qui si sta lavorando in ideale. Certamente. Se ne abbiamo 15, bisogna fare 7 e 15, da una parte di un difensore, da una parte uno. Oppure si può anche fare con due. Qualcuno si è visto un'azione, infatti perché ci sia un posto di uno solo? Siamo condizionati da noi. Ma nell'organizzazione Vinicio, se noi ci sa, noi qui si lavora già in 12 ragazzi. Ma ci va sempre l'università. Oddio questa, ma certamente ma le partite a terra. Dove vai? Scusa. Allora, il campo qui finisce, questo finisce, guarda il campo. Non puoi uscire. Fuori, torna indietro, te un punto, non hai fatto neanche un punto perché una volta va fuori lui, vai in fondo al campo. Vai, facila. Perché se no se va fuori, va fuori. Sì, ma non ha preso il punto. Con questa. Non hanno fatto 3 punti per ora, Niente, vai, riparti! Ecco, niente, ma non è che può fare. Aspetta, si fa la variante, questa è la proposta, si è fatta apposta, lo so che c'è 70.000 varianti, vai, su, fermati, niente, vai! Un punto, non puoi uscire, 2 punti, vai, no, te stai fuori, vai! Va bene, stop, vieni, calma! Vai, parti! Bravo! Ricci. 3 più 1, 4 1 punto, 5 6 oh, 6 punti, c'è l'ultimo, vai! No, perché è uscito. Ma vedi se è uscito di un passo, di corso, se è un casino. 7 punti, 7 a 4. Il tema sono 4 contro 4, loro hanno 6 porte che non tirano, però devono entrare in conduzione attraverso queste porte. Perché 6? Perché se no normalmente cosa c'è ragazzi? Potrebbero fare anche la scelta di ognuno va a occupare una porta, così invece se visto c'è già quelli vanno alla porta, però io parlo ora, scordiamoci il nato come proposta essere bravo, però questa è una proposta di data, non è così. Dino qual è l'impressione che hai avuto la prima volta che hanno fatto l'attività? Vai! Allora, non si deve sbarcare. Non è che 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 si deve s
se Simone stamattina nel passaggio, vero, quello che è la proposta, anche quella è la proposta, si fa nel corso dei pulcini, quella che si è fatto, che si è fare dentro la partita a tema, ci sta sempre le porte, invece di essere all'esterno sono all'interno, passaggio e ricezione, che vedete apposta parlando di stato, solamente un'evoluzione, cambiare il posizionamento delle porte con un obiettivo completamente diverso, siamo arrivati mantenendo le stesse dimensioni del campo. Cioè che qui ci sono, posso fare delle varianti, certamente. Per esempio qui ho visto già, guardando un po', che probabilmente la conduzione c'è più conduzione in porta, però non lo so, probabilmente forse perché si porta in maniera istintiva meno a condurre. Perché ti sei detto il fatto di come era anche il fatto di cambiare gioco, il fatto dell'orientamento, come diceva Elio, il fatto dal punto di vista dell'accentramento, il giocare in ampiezza che non fanno. André, lo spiego prima. C'è l'aspetto anche che qui non c'è, un settore, i difensori vanno finiti perché non c'è un settore difesa, perché devono cogliere la situazione e trasformarsi. Dal punto di vista spaziale questo è il punto di riferimento. Metto, esci! Poi fuma e esci! Infatti ci siamo anche, non lo so chi è con la dal 27 giugno che il 28 non riceveva più, probabilmente ce ne pochissimi loro, ma se no nessuno prendeva i corsi, perché chiamare Andrea e cominciai io a modificare quello, anche quello non si può mandare tutti insieme, anche lì ci sarà una procedura diversa. Comunque mese devono arrivare tutti i due. Noi abbiamo la situazione innanzitutto col controllo, perché io e Paolo vi si è assegnato un budget, e che tra l'altro torna a ripetere, giustamente c'è Paolo che lo dirà anche davanti a lui, il budget è flessibile, nel senso se io ho detto almeno 6 volte ce le faccio fare con quei soldi lì anche 5 mesi, sicché stavo avendo la situazione sotto controllo, io a novembre, alla fine novembre posso dire anche avanti, che se mi andate a fare le visite e le visite a dicembre non è assolutamente così, cioè vedi, questo è il periodo d'oro e questo o trove. Al di là dei consigli di classe, in genere ci sanno anche ora a settembre, da questa settimana ci avete la possibilità di fare di tutto e di più, ho già detto anche degli stage di farlo, e sono questi mesi, poi a novembre piove, fa freddo, per forza dice, e nevia sulla Miama, per forza nevia dicembre, Leonardo, perché fate l'attività ora e poi ci avete il corso, e anche a questo riguardo noi siamo, se è deciso, se l'ha già detto, non è ammissibile fare il corso all'aperto, perché si è organizzato un corso all'aperto a dicembre, non si fa, a gennaio non si fa, nel senso si decide anche di non fare il corso in quella delegazione, dovete far partecipare il delegato, dove si vede che anche a massa, alla fine dov'è Antonio, attraverso il Magnano e l'altro hanno trovato una palestra, se non si trova la palestra si fa il corso da aprile, nessuno obbliga a finire, si fa da aprile, ma a febbraio io non ammetto lezione a fuori, non l'ammetto, che il corso io strappo il programma e non avete finanziamento, perché si fa ridere, perché veramente ci si trovò con chi era, con io e Simone, quando siamo andati a Pisa 4 anni fa, ci disse finalmente siamo toccati, finalmente il modo studiare, abbiamo fatto corsi sempre dentro la moda, sì, che non siamo credibili, cioè noi si dà, che si fa? Si perde tempo e basta, sì. Se non ci sono le palestre, cose incredibili non ci siano, perché basta darsi da fare, proprio darsi anche, se è trovato le soluzioni qui Pisa e Livorno si è fatto finalmente il corso.